Ciao a tutti ragazzi, io sono Matt e benvenuti in una nuova puntata della Sky Factory 2. Stavo per dire Desertcraft 2, poi mi è uscito un E qualcosa, non so che cosa volevo dire. Ma comunque, sono rimasto un po' a farmare ragazzi, e con un po' intendo un bel po' di legna. Ho fatto le stringhe nella puntata precedente, ho setacciato un bel po' di terra e ho ottenuto un altro paio di semi nuovi, se non sbaglio. No, ancora mi manca qualcosa, penso. Poi abbiamo setacciato anche un po' di gravel e abbiamo ottenuto ben 13 broken iron ore. Adesso degli altri materiali, ma me ne frega poco e niente, tipo diamanti e cose del genere, proprio non mi interessa proprio adesso fare quello. A me interessa invece, parecchio, fare per esempio del ferro. Perché tramite il ferro, prendiamoci anche queste due, possiamo fare le forbici. E se siamo anche abbastanza fortunati, ma ne dubito fortemente, riusciamo ad ottenere un bel po' di ferro in più. Per esempio adesso siamo già a 4. Arrivare a 5, tipo... Ti prego. No, per uno. No, non puoi essere così stronzo. Dai, per uno, vabbè. Ci dovremmo accontentare di 4 lingotti di... Tra l'altro ragazzi, ho scoperto una cosa abbastanza strana. Allora, un ciocco di legna ha burn time 300. Un charcoal ha burn time 1600. Allora, per quale motivo 11 blocchi di legna mi hanno cucinato uno stack di oak wood? Sinceramente non lo so. Vabbè, qua intanto cresceranno gli alberi come se non ci fossero domani, mi riempiranno anche queste barre qui. Allora, la dirt la lasciamo lì. Oggi che cosa facciamo ragazzi? Innanzitutto mettiamo a cuocere questo ferro. Uno dovrebbe bastarti, vediamo. E in teoria non dovrebbe bastargli, perché uno di legna dovrebbe cuocere solo un oggetto e mezzo. Ah, niente di meglio di un buon caffè per iniziare la giornata. No, vabbè, iniziare no, però diciamo iniziare a registrare. Allora, questi due lingotti di ferro io non li userei per fare le forbici. Cioè, vabbè, gli altri due sì, però li useremo dopo per fare le forbici. Adesso abbiamo un altro obiettivo, ed è quello innanzitutto di allontanarci il più possibile da qua. 15. Facciamoci un bel po' di slab. Facciamo così. E facciamo così. Ah, ma io direi di usare anche tutti gli stack di legna che mi rimangono. Tanto alla fine per cosa la... non la sto mica collezionando. Vabbè, metto, se prendi la legna bene, riuscirai a fare le tue slab del Cassius. Allora, contando che questo facciamo sia il limite, no? Cioè il limite. Praticamente da questa parte non voglio espandermi, per il semplice motivo che verso lì faremo una mob farm di mob ostili, ovviamente. Poi faremo anche quella di mob pacifici, e per fare quella dovremo aspettare ad avere un altro po' di dirt, almeno il tanto per coprire un chunk qualcosa. Dovremmo espanderci, cioè andare lontano di 27 o 28 blocchi, una cosa del genere. Noi facciamo 30 per non sbagliare. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E arriviamo fino a dove dobbiamo arrivare. 7, 8, 9, 10. Ok, questo è il 31esimo blocco. Quindi io direi da qua iniziare a farci una bella piattaforma, no? Allora ragazzi, ho finito le slab, ovviamente andrò a farne delle altre, ma per ingannare il tempo, diciamo, siccome devo fare anche più cose contemporaneamente, cosa ho visto, cosa avevano i miei occhi da elfo. Allora, prendiamoci questi due lingotti di ferro e facciamo così. Prendiamoci le scia, dormiamo. Dormiamo sotto la pioggia perché porta fortuna. Boh, non lo so in teoria. Ok, ora la pioggia dovrebbe finire. E arvestiamo tutte le foglie. Praticamente vi sono esplose le forbici. Ma niente paura ragazzi. Abbiamo ottenuto
3 stacche e 47 di foglie. Vi ricordo che, come vi dissi nella precedente puntata, praticamente da 8 foglie si possono ottenere lo stesso quantitativo di terra come andava ottenuta dai sapling. Quindi vi faccio ben capire che adesso possiamo ottenere molta più dirt rispetto a prima. Allora, quest'acqua, ragazzi, io direi di toglierla, perché per il semplice motivo, allora, tra l'altro devo fare anche delle asce, cioè un'ascia, non delle asce, perché potrebbe, vabbè, due le farei, perché tanto una non mi basterà, facciamo così, e distruggiamo questi oak barrel, questi dove praticamente l'acqua è in più, che tanto ne abbiamo già in due, quindi non ha alcun senso metterla anche in questi, e riempiamo di foglie qui. Come vedete, abbiamo bisogno di 8 foglie per riempirlo, e ci danno lo stesso quantitativo di terra. Interessantissimo, utile e soprattutto meno dispendioso. Cioè, sì, ok, abbiamo usato 2 lingotti di ferro, però sti cazzi, ragazzi. Guardate quanta cazzo di dirt possiamo fare. Facendo il conto, da uno stack facciamo 8 di dirt, 16, più altri 8 siamo a 24. Sì, andiamo piuttosto bene. Perfetto. Tutte queste slab potrebbero bastare. Facciamo così e torniamo lì. Ok, ragazzi, questa è la nostra piattaforma dove andrà sviluppato la nostra mob farm. Allora, perché l'ho fatta così grande? Per il semplice motivo che poi faremo dei barrel dove accumulare appunto i nostri oggetti e li lasceremo qui. Per il semplice motivo che non voglio comunque accumulare chest su chest su chest su chest di oggetti inutili, cioè non inutili, sono utili, però diciamo che metterle nelle chest sarà veramente una cosa abbastanza inutile. E tra l'altro, se non mi ricordo male, reward, no, bag, sì, dai mostri è possibile ottenere queste bag. Comunque vedremo quando ovviamente dovremo uccidere dei mob. Ora, vediamo un po', li facciamo spawnare qui, 2, 3, no, però non a questa altezza, a questa altezza. Così noi veniamo e li uccidiamo. Con la spada, ovviamente, non ha molto senso farlo senza spada. Poi facciamo così fino a... sì, possiamo anche farlo un po' più lungo. Ricordiamoci sempre la torcia per evitare che... Allora, da qua quanto gli ho dato? Gli ho dato 3 blocchi. Quindi anche da qua dovrò dargli 3 blocchi. 1, 2, 3, perfetto. Poi, ricordatevi sempre, ragazzi, che... i mob spawnano solo se siete abbastanza lontani. Quando con F7 vedete comunque che la croce è gialla, i mob possono spawnare solo di notte, mentre quando vedete la croce rossa, ovviamente chi ha usato F7 sa benissimo di cosa sto parlando, praticamente spawnano anche di giorno. In questo modo, dicevo, dovrebbero praticamente spawnare, cioè dovrebbe lasciare il buio, perché qua lascerà il buio, i mostri spawnano, noi possiamo attaccarli da sotto senza appunto correre alcun rischio, per esempio che i creeper ci vedano e esplodano facendo saltare in aria tutto. Questi agli angoli sono praticamente inutili. Ah, per chi ovviamente non lo sapesse, dalle slab non passa la luce, quindi metterle così praticamente ci consente di lasciare al buio tutta la zona al suo interno, e vedremo comunque bene la differenza, perché tanto si vede dalle croci di cui vi ho parlato prima. Ora continuiamo con questo layer, facciamo così, perfetto. Le torce io direi di lasciarle ancora un po', facciamo così, ci solleviamo di un altro po', no, facciamo così prima. E facciamo la stessa identica cosa. Allora, per il momento, che cazzo? Dicevo, per il momento lascerei il mob spawner a 2 di altezza, per il semplice motivo che non voglio che spawnino gli Enderman.
perché gli Enderman comunque sia si teletrasportano, quindi sono pericolosi, sono più pericolosi rispetto ai mob normali. E mettendoli anche in questo tunnel qui, diciamo, uno per uno si può dire, no, uno per uno no, riusciamo comunque a vederli bene e ad attaccarli anche in modo molto efficiente, perché non mettendoli in questo tunnel largo 1, magari tipo stanno un po' più lontani dal bordo, non riusciamo ad attaccarli e ci rode abbastanza il culo. Quindi direi di farlo di altezza 2 e di chiudere così, a questa altezza. E mentre... no, tu non servi. Aspetta però... ma sì, ma mettiamogli alle torce, non siamo così tirchi. Facciamo così. Facciamo in questo modo. No. Ah vabbè, tanto la metterò qui sotto. Uno, due. Come vedete, guardate dentro. Adesso si stanno formando le croci rosse, quindi anche di notte possono spawnare i mob. Facciamo così. Così, così e così. Come vedete al dentro c'è solo... c'è il buio più completo. Ora guardiamo qua nei lati. Ragazzi, cosa dobbiamo fare? La cosa che dobbiamo fare è sicuramente quella di allontanarci, ma lo faremo in questo modo qui, ovviamente evitando di shiftare quando togliamo le slab, e facciamo una passerella sicura, perché così almeno ci posso correre senza rischiare di cadere. Allora ragazzi, c'è già qualcuno. Penso ci sia tipo un creeper, poi boh, può essere stata spawnata anche una witch. Come vedete, stiamo qua, noi vediamo tranquillamente se spawnano o non spawnano. Ora, di questi tunnel ne possiamo fare tipo 2 o 3, anche 4. Andiamo lì e li uccidiamo, senza alcun problema. Intanto ovviamente mi sono messo a farmare un altro po' di dirt, perché se dobbiamo fare una mob farm di mob pacifici, ci servirà veramente molta dirt. In realtà molta grass, ma per fare la grass ci serve in primo luogo la dirt. E perché siete despawnati? Forse sono troppo lontano. Ah, però mi vedi da lì. Ah, no. Allora facciamo... però è anche rotto il cazzo. Ok, adesso non dovrebbero vedermi. Quindi io mi posso mettere qui, attaccare il creeper. Dove cazzo scappi, stronzo? E ok, abbiamo ottenuto una freccia. Che bello. La cosa più utile del mondo. Allora, però sto pensando che forse l'ho fatto un po' troppo lontano. Ma quello, vabbè, non importa. Alla fine io, se voglio farli spawnare, rimango un po' più vicino e sti cazzi. Io posso rimanere anche... ma mi sembra abbastanza strano, però boh. Vabbè. Ah, adesso vabbè, sta tutto nell'aspettare che spawnano, che spawnino un bel po' di mob. Ok, sì, in questo modo dovrebbero spawnarmi mob. Allora, qui non dovrebbero spawnarmi niente, perfetto. Quindi facciamo magari così, perché mi sa che despawnano se tipo mi metto troppo vicino o comunque troppo lontano. In questo modo qui, e da qua dovrebbero spawnarmi mob. Vediamo, perché sono spawnati zombie, sempre creeper o crisper, come si chiamano qui. Niente bag? Grazie mille, siete proprio degli stronzi. Ah, ma se io mi metto qui, non è che spawnate lo stesso? No, ne dubito, sono troppo vicino. Ok ragazzi, io direi che per la terza puntata, se non sbaglio, della Sky Factory 2 è tutto. Io ovviamente off camera nel mentre farmerò materiali, farmerò terra, perché nella prossima puntata faremo una mob farm di mob pacifici. E stavolta cercheremo comunque, cioè mob pacifici sono un po' diversi, perché comunque non despawnano. Se magari li mettiamo dentro un recinto, cominciamo anche a coltivare qualcosa, perché abbiamo l'acqua,
possiamo fare un po' di ferro, possiamo fare un secchio, fare tutte queste belle cose, in modo da iniziare a ottenere almeno il primo cibo che non siano delle mele. Alla prossima, ragazzi!